Buon pomeriggio dalla redazione della Stampa. A partire da oggi scatta l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF previsto dal decreto Salva Italia. Buste paga più leggere per lavoratori dipendenti e pensionati. Ne discutiamo con Francesco Manacorda, ospite in videochat qui da noi. Ciao Francesco. Buongiorno a tutti, ciao a te. Ascolta, le domande sono state ovviamente numerose e continuano ad arrivare. Inizierei spiegando in soldoni che cosa significa questo aumento. Ma sostanzialmente questo aumento che tutti noi lavoratori dipendenti ci troveremo e pensionati ci troveremo nelle buste paga, negli statini a partire da questo mese, è un aumento che deriva innanzitutto da un incremento dell'addizionale IRPEF, cioè del reddito sulle persone fisiche regionale da parte delle regioni, che con il decreto Salva Italia di dicembre, cosiddetto Salva Italia, è passato dallo 0,99 all'1,23, quindi è aumentato dello 0,33%, e in più in alcuni comuni in particolare dove è già passato un aumento dell'IRPEF comunale che secondo la legge può incrementarsi fino allo 0,8% in più. Alcuni lavoratori potranno avere altri incrementi di tasse, altri li avranno purtroppo nei prossimi mesi, mano a mano che i comuni, ma questa è una decisione che spetta a ciascun singolo comune, aumenteranno, la loro IRPEF comunale. Mi sembra che il dato di fatto sia duplice. Da una parte c'è senza dubbio un aumento della pressione fiscale, sui lavoratori dipendenti e sui pensionati, che, come scrivono anche molti dei nostri lettori, sono in fondo la popolazione più facile da colpire. E Certo. dall'altra ho qui dei dati abbastanza interessanti degli artigiani di Mestre che fanno sempre un lavoro molto attento sulle tasse. E la notizia un po' terribile che ci danno è che questi incrementi delle addizionali regionali e comunali in fondo non porteranno maggior gettito per le regioni e per i comuni perché sostanzialmente si traducono questi aumenti che noi lavoratori dipendenti e pensionati paghiamo, si traducono in una partita di giro, i soldi che diamo a regioni e comuni in più, regioni e comuni dovranno in grandissima parte riversarli all'amministrazione centrale. Questo vale per le addizionali IRPEF, ma vale anche per le prossime mosse sul fronte delle imposte che, come sappiamo, ci aspettano nei prossimi mesi e in particolare per l'IMU, quell'imposta sugli immobili che sostituirà l'ICI di un Chiarissimo. tempo che era poi defunta per la prima casa e che adesso rientra invece in vigore. Ascolta Francesco, più tasse ma l'economia non parte. Sono numerosi i lettori che attaccano il governo dei professori. Ad esempio, Giampiero ci scrive: nel 29 negli Stati Uniti per far ripartire l'economia sono partiti con l'aumento degli stipendi per mettere nelle condizioni necessarie i consumatori a far riprendere i consumi. Fa ovviamente riferimento all'economia, alle politiche keynesiane. E che cosa ne pensi? Cosa risponderesti a Ma Giampiero? vedo che molti lettori hanno trattato questo tema, ce n'è un altro, Piero, che scrive: ma che tipo di genio ci va per capire che più si tassano gli stipendi e meno l'economia riparte? Che tipo di economia studiano questi della Bocconi? La polemica contro la Bocconi e i bocconiani è sempre forte. Certo. Allora, è di poco conforto per chi ha questa posizione, ma direi che è una posizione molto diffusa. Anche oggi l'OCSE, l'Organizzazione degli Stati occidentali che esaminava i conti pubblici europei, avverte che questa stretta fiscale può mettere a repentaglio l'economia, la crescita, la ripresa dell'economia, diciamo. E in effetti è verissimo, lo sappiamo tutti che è una cosa intuitiva, insomma, non bisogna essere laureati alla Bocconi per saperlo, che un aumento delle imposte ha un effetto, come dicono gli economisti, depressivo sull'economia. Io ho meno soldi in tasca, spendo meno soldi per comprarmi il televisore, i jeans nuovi o quello che sia. Gli operai che lavorano a produrre questi beni lavorano di meno, l'economia rallenta in qualche modo. Il problema qual è? Che siamo veramente su un sentiero strettissimo, un sentiero in cui da una parte c'è il baratro, delle finanze pubbliche e quindi di un rischio per i conti pubblici italiani molto forte. Noi adesso tendiamo a dimenticare le brutte notizie, ma ancora fino a poche settimane fa lo spread fra i titoli di Stato italiano e i titoli di Stato tedesco, che in fondo è l'indicatore della fiducia che c'è nell'economia italiana rispetto all'economia più forte
d'Europa, che è quella tedesca, era a dei livelli più che doppi rispetto all'attuale. E quindi da una parte c'è questo baratro delle finanze pubbliche, dall'altra in effetti c'è il baratro, il rischio di scivolamento in una situazione economica di recessione o di stagnazione. Insomma, le tasse sono senza dubbio una medicina amara, ma di sicuro una medicina che va dosata con molta attenzione. Questo governo la sta dosando con attenzione, i pareri dei elettori sono molto divergenti, insomma, e ovviamente chi deve inghiottire in ciascun momento questa medicina è più portato a dire che la terapia non è quella giusta. Certo, infatti qua faccio riferimento ad alcuni elettori come Alberto che dicono: ma a pagare sono sempre gli stessi, pensionati, dipendenti pubblici. Insomma, Manzoni diceva: le bastonate cadono sempre verso il basso, è così? Devo dire che, insomma, dai primi atti del governo Monti, certo che pensionati con un'area, come abbiamo visto, di riguardo che riguardava le pensioni fino al doppio della pensione minima e lavoratori dipendenti sono in questa fase davvero i più colpiti dai nuovi provvedimenti, anche perché i loro redditi, le loro ricchezze sono redditi emersi, visibili a tutti, a differenza di quelli che sono i redditi sotterranei, sommersi dell'economia in nero e di quello che è in fondo il grandissimo problema di questo paese, cioè di avere un'economia informale cosiddetta o in nero molto estesa e un tasso di evasione fiscale che è a dei livelli che non conosce forse pari Altissimi. nell'Europa occidentale o quantomeno guardando dall'Italia in su. Ecco, se poi si prende la Grecia, anche la Grecia era un paese di grandissima evasione fiscale, certo non ci vogliamo né dobbiamo augurare di finire come la Grecia. Certo, non è da prendere ad esempio. Ovviamente no. E dunque, in molti se la prendono ovviamente con la casta. Ad esempio, Mara ci scrive: perché i nostri economi al governo non riducono le pensioni a tutti quegli ex parlamentari che sono solo un peso morto per la nostra società? O penso anche Massimo ci scrive: buongiorno, mi chiedevi tagli ai superstipendi dei politici in che mese ci saranno? Insomma, ironizza anche lui su. La domanda ultima è ottima, la risposta io non ce l'ho, ma penso che non ce l'abbia nessuno in questo momento. Certo, questo dei costi della politica continua a essere uno dei problemi principali italiani, in termini, oggettivi, ma anche in termini simbolici. E veramente tanto più vengono chiesti sacrifici alle persone comuni che vivono del proprio stipendio, tanto più l'esigenza, l'impellenza di misure sui costi della politica si fa sentire. Purtroppo va detto che in questo, dopo una fase iniziale in cui sembrava che anche il palazzo, tra virgolette, avesse capito, la necessità di muoversi in modo rapido ed efficace, mi sembra che tutto, stia entrando in una palude di quelle che conosciamo fin troppo bene. Certo, tra i nostri lettori c'è anche qualcuno che canta fuori dal coro, penso ad esempio a Luca o a Giulia. Luca ad esempio ci scrive: non capisco il risalto dei media su questa stangata delle addizionali. Da gennaio si paga più 0,33% di addizionale regionale e nessuno ha detto nulla. Nel mio caso il comune non ha varato l'aliquota, quindi a marzo non è cambiato nulla. Siamo noi in un momento difficile, così è come buttare benzina sul fuoco. È vero che l'addizionale regionale si paga da gennaio, e per chi ha la fortuna di avere un comune che non alza l'aliquota comunale dell'IRPEF, le cose rispetto all'addizionale regionale non cambiano. Questa mi sembra semplicemente la posizione, diciamo, simmetrica, non direi opposta, ma simmetrica a quella di chi se la prende con Monti e con il governo per aver aumentato le tasse. Penso che tutti siamo consci del fatto che siamo in un momento eccezionale in cui servono dei sacrifici. Mi sembra però che sia giusto dibattere sia sul fatto, sul rischio che questi sacrifici finiscano per uccidere in fondo il cavallo dell'economia in qualche modo, sia sulla ripartizione di questi sacrifici. E ripeto, a mio parere c'è molto da fare non solo sui redditi emersi, ma anche su quelli sommersi. A proposito di addizionale comunale, notizia di oggi che probabilmente il prelievo riguarderà anche la città di Torino, c'è sulla stampa di oggi. Certo.
E dunque, invece, Alberto ci domanda: è in programma un alleggerimento fiscale prima o poi? Ecco, ci daranno un po' di ossigeno i governanti per quanto dovremo tirare la cinghia? Ma si era parlato per un certo periodo di un dividendo della lotta all'evasione, dell'idea di utilizzare i proventi di quei famosi blitz fatti a Cortina o in altre località alla moda, ma al di là di queste iniziative mediatiche, insomma, di utilizzare i proventi di quello che si spera e si immagina essere una lotta all'evasione più efficace di quella condotta negli ultimi anni per ridurre le aliquote dei lavoratori dipendenti e dei redditi fissi come quelli dei pensionati. Poi questa idea è stata considerata non praticabile dal governo. Io penso che in prospettiva si debba arrivare a un alleggerimento fiscale. Devo dire che al momento, obiettivamente, non ci siamo e non ci saremo nemmeno. C'è un altro tema che ci aspetta a ottobre, che è un ulteriore aumento, delle aliquote, dell'IVA. Anche lì, ci sono state sollecitazioni al governo perché di fronte a questa situazione l'aumento dell'IVA, che poi è un'imposta indiretta che pesa, allo stesso modo su tutti i cittadini e quindi in fondo pesa proporzionalmente di più su chi ha dei redditi inferiori. Certo. C'erano stati degli appelli e delle richieste perché questo aumento dell'IVA non entrasse in vigore. Negli ultimi giorni il ministro Passera ha risposto dicendo che sì, sarebbe opportuno, ma difficilmente si riuscirà a evitare questo aumento dell'IVA. Quindi, insomma, oggi l'IRPEF, a giugno scatterà l'IMU e speriamo di salvarci dall'aumento dell'IVA, che sarebbe, verrebbe portata, aumenterebbe di 2 punti percentuali, mi Sì, pare, vero? esattamente. Dovrebbe aumentare i 2 punti percentuali, passando dal 21%, che era già stato l'aumento raggiunto lo scorso anno, e arrivando al Al 23%. 23%. Arrivando a livelli ormai di paesi come la Danimarca, che ha il 25%, se non sbaglio, un sistema fiscale molto rigido e molti potranno obiettare anche un sistema sociale, più funzionante forse di quello italiano. Più strutturato, certo. Niente, io ti ringrazio e ringrazio i nostri ascoltatori che ci hanno seguito e l'appuntamento è per domani. Grazie a chi ci ha seguito e grazie a te.